un simile cumulo di illegittimità non si è mai visto in un solo atto normativo. È impossibile. Oltretutto sono previsti crediti, cioè ad ognuno che possiede un immobile diventa creditore dell'incremento volumetrico relativo a quell'immobile, che può cedere ad altri. Quindi potenzialmente si può incrementare tutto il patrimonio, perché mentre prima si poteva dire vabbè, ma non tutti usufruiscono del piano casa, ora potenzialmente chi non ne vuole usufruire lo cede. Quindi presumibilmente alla fine tutti coloro che ne avranno diritto in un modo o nell'altro realizzeranno gli incrementi volumetrici così. È veramente qualcosa di assolutamente illegittimo, che viola, come ha già detto Graziano, la normativa sulla VAS, che è una normativa europea, e noi, nel caso in cui la regione non ci ascolti e il ministero non faccia poi ricorso contro questa legge, che è appunto un cumulo di illegittimità, faremo ricorso alla Commissione europea perché inizi una procedura di infrazione nei confronti della Sardegna per la violazione della normativa. Ma di fatto si tratta di un vero e proprio piano per demolire tutte le leggi attualmente in vigore che garantiscono la vivibilità delle nostre città, la vivibilità delle nostre campagne, che garantiscono il nostro paesaggio, la tutela delle nostre cose. In 3 anni questa legge porterà a questo, tant'è che noi sosteniamo che questa legge debba essere assoggettata a valutazione ambientale strategica, perché a tutti gli effetti è un piano, e quindi vogliamo conoscere quali sono gli effetti di questo piano sul territorio, qual è l'impatto che creerà questo piano, e nello stesso tempo vogliamo anche conoscere qual è l'impatto che hanno creato 10 anni di normative cosiddette straordinarie, che di fatto non sono servite né per migliorare l'abitabilità delle case, non sono servite per migliorare le nostre città. Qualcuno ci ha speculato. Ecco, questa sicuramente è la legge peggiore in assoluto, e tra l'altro noi lo sappiamo, ma lo sa anche il legislatore, è una legge anticostituzionale per una serie di motivi. Il motivo principale probabilmente è che non si può continuare ad andare avanti con leggi straordinarie nel momento in cui sono diventate la norma, e per fare questo bisogna utilizzare le leggi normali, che sono appunto la pianificazione paesaggistica, la pianificazione territoriale, cosa che invece si aggira in questa maniera. L'altra questione